Mi chiamo Carlo Ricciardello, ho 35 anni e sono un filmmaker. Ho conseguito una laurea al DAMS di Bologna, specializzandomi in cinema sperimentale e documentaristico. La mia prima esperienza lavorativa è stata come cameraman e montatore video per un'agenzia di videoproduzione di Venezia. Lì mi sono occupato prevalentemente delle riprese, del montaggio, di servizi giornalistici. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di approfondire l'uso di diversi tipi di videocamere, nonché l'utilizzo di principali software per l'editing. Mi sono trasferito in Australia per migliorare le mie abilità tecniche cinematografiche e per questo mi sono iscritto a un corso in film e television per circa un anno. Durante questo periodo ho anche avuto l'occasione di lavorare come freelance per un'agenzia internazionale di news con sede a Berlino. La mia esperienza australiana è stata molto produttiva. Ho lavorato a numerosi progetti personali, tra i quali un breve documentario su un musicista di flamenco che ha viaggiato per il mondo da quando aveva 16 anni. Gypsy teach me how to play guitar, but the dancer has an amazing rhythm in her feet. Percussionist in flamenco is the dancer, because the dancer express with the whole body. So now, when I was looking at her feet, I was thinking, yeah, this is what I need. Ho lavorato per un anno alla realizzazione di un documentario sulla street art di Perth, cercando di descrivere ed esplorare la scena artistica australiana. Everyone starts out somewhere. The most amazing street artists and most amazing graffiti artists in the world all began vandalizing something. Inspired by the natural environment. It's like out of the ordinary, kind of takes you away for a little moment. Ho lavorato come direttore della fotografia a un documentario che segue un famoso musicista argentino durante il suo tour in Australia, mettendo a confronto attraverso la musica due culture indigene, quella argentina e quella aborigena, apparentemente molto diverse tra loro. Vi ringrazio per il vostro tempo e spero di avere la possibilità di lavorare con voi a progetti futuri. Per qualsiasi informazione potete visitare il mio sito web o la mia pagina Facebook. A presto!